Finalmente un nuovo episodio di Evoluzioni Pokémon! Aspettavo davvero con ansia questo nuovo episodio. Non pensavo si sarebbero fermati addirittura alla quinta generazione per riprendere quasi dopo un mese. Pensavo che la pausa ci sarebbe stata dopo l'uscita di Diamante e Perla, invece c'è stata prima. E oggi, finalmente con l'episodio Il Rivale, quinto episodio, quarta generazione. Torniamo a Sinnoh. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo con la reaction. Ah, questa è la Torre Lotta, probabilmente. È il palazzo più iconico che possiamo riconoscere a Sinnoh. Uno dei palazzi più iconici. Lui è Barry, quindi questa è sicuramente la Torre Lotta. Definitivo. Mi chiedo se dovrà affrontare tutti gli allenatori per vedere. Invece no, eccolo! Dai, tutti quanti lo conosciamo, tranne i novizi. Gli unici che non possono conoscerlo sono i novizi, altrimenti si sa chi è lui. Oddio, gli FX sempre alti, mamma mia che fastidio. Non si sanno regolare. Ah, bello così. A caso. Povero Piplup, tutto contento. Ah, botta! Io diventerò un allenatore di Pokémon. Sarò il più forte di tutti. Forte abbastanza da sfidare mio padre. Vabbè. Perfezione! Perfezione! E fatelo vedere bene quel Palmer, su! Ah, tutte le palestre che ha sfidato, bene! Su tutto praticamente. Bello! Mi basta, perfetto. Quel capo palestra era forte. Anzi, di più, era fortissimo. Ma non è vero, è il Chissà se primo. riuscirebbe a battere mio padre. Beh, se seguiamo la logica di No, non è niente, generazioni, sì, tranquillo. potrebbe. Andiamo. Perché in generazioni ogni capo palestra ha dei Pokémon adatti allo sfidante che li va appunto a sfidare. In base alle medaglie, prendono dei Pokémon più Aspetta! forti o più deboli. Boia. Io sarò il campione. Quindi fatti sotto. Ah, qua perde. Qua ci Lottiamo. perde malissimo, Wow. poverino. Ma senti che paroloni. Wow. Bolla raggio! Che cosa? Attacca! Muro di fumo quello era. Normale. Ma come, è già finito? Credevi di poter battere il Team Galassia? Continua a sognare, Poppante. No, oddio, poverino. Che bellino Uxie. Non te la caverai così! Forse non sarò mai in grado di battere mio padre. Però ci sta, ci sta. Basta che non se ne esce con uno smash e va bene tutto.
Oh, Dialga! Hanno canonicizzato Dialga! Sì! Palkia, chi è Palkia? Chi se ne frega di Palkia? Meglio di Alga. Bravi. Non vorrai iniziare no, la senza di me. Palkia va bene, però di Alga. Tu di sei Alga. Quel ragazzino piagnucolone, mi ricordo di te. Ti senti pronto questa volta? Sono qui per regolare i conti. Eh sì. Bello. Bello. Bravo! La macchina da guerra Infernape. Ma adesso è voluto Empoleon, eh. Adesso è voluto, eh. Ferrartigli, bravo. Sei diventato più forte. Ma lei è contentissima a quanto pare. Ne è contenta. Mamma mia. Idropompa. Ah, se l'ha rimessa in tasca? Gran bella lotta. Mi hai davvero sconfitto. E adesso chi sfiderai? Figliolo. Beh, si era capito quando ha detto devo sconfiggere mio padre. È chiaro che fosse lui. Bello però. Bello. Oddio, per il momento i disegni, per quanto riguarda il disegno, trovo che quelli di Unima siano il top. Per il momento sono il top quelli per me. Davvero davvero belli. Qui vabbè, qui classico shonen, classico disegno anime, ci sta. Per quanto riguarda il doppiaggio, vabbè, c'erano solo tre personaggi da doppiare. Tre voci sono più che sufficienti. Per quanto riguarda i suoni, gli effetti sonori, tipo la voce dei Pokémon quando escono dalla sfera e cose così, sono troppo alti. O non li sanno mixare, dubito, visto che se ci lavorano devono saperlo fare, o non li riguardano, cioè li buttano dentro, perché il sample, il bitrate è quello del sample, lo buttano dentro e lo lasciano così com'è. Però alla fine qui a parte che era tutto alto, anche le voci, quindi qui non è quello il problema, era tutto un po' più alto. Per il momento l'episodio di Unima, per quanto mi riguarda, è il più bello. Quello della quinta generazione è il più bello per me, per ora. Però la qualità c'è tutta, ogni episodio partendo dall'ottava gen è stata un'escalation migliore, un'escalation in continuo miglioramento e siamo arrivati con quella che è la quinta gen, che per me è stato il picco. Quindi aspettiamo le ultime tre generazioni e vediamo poi di tirare le somme e decidere quale episodio è il migliore. Io come sempre quindi vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.